Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione, in questo nuovo video di Tecnoroba. Oggi vediamo queste cuffiette della Mofi che si chiamano Judge. No, Judge. È Judge, mi sembra sia Judge. Dicevamo, queste cuffiette all'interno dello scatolo troviamo, io ovviamente le ho già provate quindi non sono più imbustate, troviamo un comodo porta cuffiette. E all'interno troviamo anche il cavetto di ricarica, i piccoli manuali di istruzioni e tutti i gommini per poterle, diciamo, per poter adattarle al proprio padiglione auricolare. Il cavetto l'ho dimenticato fuori, lo rimettiamo dentro, perché non mi servirà mai questo cavetto, tantomeno le istruzioni. Andiamo a vedere le cuffiette sono queste. Innanzitutto vediamo che è possibile regolarle sia con il gommino che con il archetto. Ovviamente in confezione troviamo sia i gommini che gli archetti, piccoli, medi e grandi. Di standard sulle cuffiette vengono montati gommini e archetti. Scusate, volevo far passare l'ambulanza. Gommini e archetti di tipo medio. Questa è la cassa delle cuffie, suonano molto bene, anche ovviamente rispetto al proprio prezzo. Vi ricordo che non dovete paragonarle assolutamente a delle cuffiette con il cavo, perché se pagate 10 euro per delle cuffiette con il cavo, se le comprate diciamo da dei produttori di un buon livello, anche se costano 10 euro, saranno sempre migliori di cuffie Bluetooth di 50-60 euro. Per avere un buon Bluetooth dovete spendere veramente i soldi. Quindi cuffiette di 20 euro, mi sembra costano 20 euro, ora non ricordo quanto costano. La cosa buona di queste cuffiette è che hanno un telecomando molto grande, quindi possiamo veramente tenerlo bene in mano ed utilizzarlo sempre. La plastica sul retro di questo telecomando è gommata ed è la prima volta che vedo della plastica gommata su un telecomando di cuffiette Bluetooth. Inoltre abbiamo le certificazioni, esatto, che spesso troviamo nascoste, eccetera. Vedete, la certificazione è giusta. Se fosse stato più vicino, cioè se fosse stato molto più attaccato, sarebbero state false. Sarebbero state certificate, ma sarebbe stato sarebbero state false. Qui è presente lo slot per ricaricarle. Io non riesco a... Eccolo qua. È molto piccolo ed è molto ben fatto. Vedete, rimane attaccato, non si stacca. Quindi qualità ottima. È presente anche un portacuffie. E inoltre le possiamo agganciare. Quindi le mettiamo attorno al collo e pac, le agganciamo. Questo ci permette di non perderle. È veramente molto utile il fatto che siano calamitate, perché non sapete quante volte è capitato di dover fare altro, togliersi le cuffiette, tenerle appese al collo, una ti scende di più da un lato, una ti scende di meno dall'altro, e veramente si perdono, si aggrovigliano, eccetera. Invece così ne facciamo in questo modo e tutto è risolto. Io voglio far vedere brevemente come fare il pairing. Se mi ricordo bene, basta premere il tasto centrale per 3 secondi. In realtà basta premere il tasto centrale per 3 secondi per accenderle e poi, senza staccarlo, quindi continuativamente, bisogna tenerlo premuto per altri 2 secondi. Il LED, non mi ricordo dov'è, forse qui dietro, prima lampeggerà di blu quando premeremo per 3 secondi, poi quando lo terremo premuto per altri 2 secondi, così da arrivare a 5, lampeggerà di blu e di rosso contemporaneamente. Così vedremo che la modalità pairing è on. Adesso premo. Ah, è qui LED. Vedete? Lampeggia bianco e blu, praticamente è blu rosso. Dalla fotocamera sembra bianco, ma in realtà è blu. Dietro era il microfono, ovviamente sono stupido, perché queste funzionano anche come posso dire, con microfono, quindi proprio come delle cuffiette per cellulari, quindi non dovrete neanche più prendere le cuffiette prendere il telefono dalla tasca.
In questo momento la modalità pairing è on, ma le spengo perché è inutile, io già le ho collegate, non mi serve ricollegarle. Abbiamo sotto il pulsante volume meno, volume più, che se tenuti premuti andiamo alla funzione traccia successiva, traccia precedente. Se teniamo premuto il tasto centrale, chiamerà l'ultimo numero effettuato. No, se teniamo premuto, se premiamo solamente, sì, se premiamo una volta, chiamerà l'ultimo numero effettuato e in chiamata, cioè quando riceviamo una telefonata, se lo premiamo rispondiamo automaticamente, se lo ripremiamo stacchiamo la telefonata. Le cuffiette, la qualità dei materiali è molto buona, anche perché è metallo, ovviamente perché sono calamitate, quindi è già un pro, mentre tutta la parte di sopra è di plastica. L'unica pecca che vedo è che, ma ci sto facendo caso proprio adesso, voi non lo vedete. Non lo vedete? Mi avvicino un po' la cosa. Io vedo, ecco qua, la linea della plastica. Vedo la linea della plastica qui. Ovviamente non è segno di scarsa costruzione, ma di due pezzi appiccicati insieme. Eccoli qua, vedete? Non è a fuoco, quindi non vedete. Questa è la cuffietta, questa è la cassa. Qui abbiamo anche addirittura il pezzettino in metallo. Sì, qui è ancora metallo. Sì, alluminio. E niente, questo è tutto. Gli do una qualità audio 8, 7,5-8. Purtroppo per il comfort non posso dare tanto anche perché io non mi trovo, cioè io le odio le cuffiette del genere. Quelle in-ear non so la gente come faccia a sopportarle. È come avere, l'ho sempre detto quando recensivo cuffiette del genere, è come avere un dito nell'orecchio perenne. Io mi trovo di più con cuffiette tipo queste, sono Bluetooth, sono portatili, sono comode. Quando si tolgono non sono calamitate, ma possiamo tenerle attorno al collo. Le ho da un anno, mi sono sempre trovato benissimo. Queste qui, raga, entrano troppo nell'orecchio, danno fastidio, poi mi tengono molto fuori dalla realtà, cioè non sento i rumori circostanti, ecco, dovete tenerne una sola. Quelle non entrano dentro, quindi se tengo un volume basso riesco a sentire i rumori circostanti. Se sto camminando e devo attraversare posso sentire le macchine, mentre queste il problema è che isolano forse troppo bene dai rumori esterni, quindi non mi piacciono. Mi raccomando, attenzione che abbiamo, vedete, sui gommini LR, quindi questo è quello sinistro. Mi raccomando quando li mettete. E questo è quello destro. Non vi confondete. Per quanto riguarda le cuffiette, sinistra e destra, dove è scritto? Ah, non è scritto perché ovviamente è obliquo. Non c'è scritto destra e sinistra sulle cuffiette perché questa può essere solo sinistra. Cioè, se provate a metterla a destra non vi c'entra praticamente. Vi faccio vedere l'altra cuffietta. Ecco, questa è la cuffietta montata di archetto e di gommino. E come vedete sembra proprio un dito nell'orecchio. La marca è Mofi. Mofi Judge. Bluetooth headset. Si caricano ovviamente con il cavetto micro USB, ve l'ho fatto vedere, è in dotazione. Batteria 3,7 100 mAh, talk time 7 ore, play time 6 ore, quindi 7 ore in chiamata, 6 ore in ascolto musica, stand by 400 ore, charging time 2 ore. Vediamo che la versione del Bluetooth è 4,1. Finalmente anche le cuffiette Bluetooth di basso livello stanno aumentando il loro standard Bluetooth. Non vedo l'ora che arrivi al 4,2 perché è quello là low energy e potremo tenere le nostre cuffiette in pairing tutto il tempo, attivarle solo quando ne abbiamo bisogno e soltanto allora consumare l'energia per il nostro Bluetooth. Raga, per questa recensione è tutto. Ci vediamo nei prossimi video sul mio canale Tecnoroba. Mettete like, iscrivetevi perché sennò siete delle brutte persone. Ciao.